L'amore, una volta nato, non muore mai. Ha scritto la cantante su Instagram a corredo di una foto a Marcord con la primogenita scomparsa nel 1994 Romina Power. 70 anni. Ha condiviso su Instagram una foto a Marcord con la primogenita Ilenia Carrisi. Avuta con l'ex marito Albano il 29 novembre del 1970. Scomparsa 27 anni fa a New Orleans. L'amore è una protezione. L'amore è il nostro stato naturale dell'essere. L'amore, una volta nato, non muore mai. Ha scritto la cantante a corredo dello scatto di un tenero abbraccio con la figlia. Se solo i sogni per i nostri figli si avverassero, aveva scritto, invece, di recente Romina Power, a corredo di un'altra foto con la figlia. Novembre ritorna ogni anno puntuale come la notte. Puntuale come la speranza. Ogni anno, rifletto ancora testardamente con me stessa. E costantemente rielaboro i ricordi nei meandri segreti del mio cuore. Aveva aggiunto nella didascalia di un altro post. Ilenia Maria Sole Carrisi, che era apparsa spesso in TV con la madre a luglio del 1993. Appena atterrata a Roma di ritorno dal primo viaggio in famiglia a New Orleans, aveva detto al padre che a ottobre dello stesso anno sarebbe partita per il Belize, in America Latina, perché voleva scrivere un libro sugli artisti di strada e senza tetto, e quella era la zona da dove questi partivano per andare proprio a New Orleans. L'ultimo dialogo di Ilenia con la famiglia risale al 1 gennaio del 1994, il 31 dicembre del 1993 in Louisiana, con una chiamata partita dal telefono dell'Edale Hotel di New Orleans, presso il quale la ragazza era arrivata il giorno precedente. Romina Power, figlia di Tyrone Power, scomparso il 15 novembre del 1958, non si è mai arresa all'improvvisa sparizione della figlia. A novembre del 2019 la cantante aveva condiviso su Instagram diverse foto che immortalavano Ilenia sorridente, continuando a lanciare appelli per la sua ricerca. Novembre è il mese in cui Ilenia è nata. È scomparsa dal gennaio del 1994. Aveva 23 anni. Non ho mai perso la speranza di abbracciarla di nuovo. So che potrebbe essere cambiata molto da allora. Ma se qualcuno dovesse riconoscere una donna che somiglia a questa ragazza, per favore mi contatti. Aveva scritto la cantante a corredo degli scatti. La complicità che avevamo era unica. Aveva aggiunto a corredo di un'altra foto con la figlia Romina Power, parlando del rapporto con Ilenia. Romina Power, che con Albano ha avuto anche i figli Christelle, Romina e Iari, è molto legata a tutti i suoi figli. La cantante, ospite a Verissimo lo scorso ottobre, aveva detto in un toccante video: tutto era bello da fare con i miei figli quando erano piccoli. Disegnare, andare al mare, fare i biscotti insieme. Poi ti rendi conto di quanto passi velocemente il tempo. E di come tu debba afferrare tutti i momenti con loro. Romina Power, ospite a Verissimo anche nel 2017. Parlando dei figli, aveva raccontato a Silvia Toffanin: io li sbaciucchiavo in continuazione. Non sapevo frenarmi. Quello che facevo con i figli prima, ora lo faccio con il cane. Perché il cane me lo lascia fare. I figli non più. Speriamo di farlo con i nipotini. Aveva aggiunto la cantante, che lo scorso settembre è diventata nonna di Rio Ines, la terzogenita avuta dalla figlia Christelle con il marito David Luksic, dopo i figli Kai, 3 anni, e Cassia Ilenia, 2 anni, che porta nel suo nome il ricordo della primogenita di Albano e Romina. Christelle Carrisi aveva ricordato la sorella scomparsa anche nel 2019, durante il programma di Canale 5 55 Passi nel Sole, celebrativo dei primi 55 anni di carriera del padre Albano.
A volte nella vita non ci rendiamo conto che quando si vive un momento potrebbe essere per l'ultima volta. Erano state le toccanti parole di Christelle dopo aver mostrato alcune immagini di un viaggio compiuto negli Stati Uniti negli anni 90 con la sorella e la loro famiglia.